Il 1 agosto del 2014 un caccia monoposto AMX dell'Aeronautica Militare, decollato da Pratica di Mare e diretto a Istrana in provincia di Treviso, si schiantò nel bosco di Castiglione di Carovigli, a meno di 1 chilometro dal centro abitato. Il pilota riuscì a salvarsi lanciandosi con il paracadute. Il capitano dell'Aeronautica, originario proprio di Carovigli, all'epoca aveva 35 anni. Incidente, avaria al motore. L'ipotesi di un inchino in volo per salutare la comunità. Diverse le ipotesi sulle cause dell'incidente, col caccia che invece di puntare direttamente verso il nord-est della penisola, fece rotta verso sud-est fino in Molise. Il caso divenne oggetto di un giudizio penale militare, definito con sentenza di condanna passata in giudicato per inosservanza di istruzioni ricevute e peculato militare aggravato e di un processo penale ordinario con una condanna non definitiva per disastro colposo. Anche la Corte dei Conti ha definito il giudizio con la sentenza numero 3 del 2020, danno all'erario da risarcire in complessivi 300.000 euro, comprensivi di rivalutazione monetaria. Il giudice requirente aveva richiesto oltre 3 milioni e 700 mila euro, cifra calcolata sommando il valore reale del velivolo, il valore del carburante, il costo di rimozione dei resti. Quel giorno il capitano, in difformità rispetto a quanto previsto dal piano di volo, si legge nella relazione del presidente della Corte dei Conti del Molise, illustrata nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, aveva seguito una traiettoria parzialmente autonoma. E a seguito dell'esecuzione di alcune manovre acrobatiche a bassa quota, il velivolo era precipitato su una collina nei pressi di un insediamento urbano, andando completamente distrutto. La condanna mite della Corte dei Conti per 300.000 euro si basa anche sull'assunto che il pilota abbia evitato con le sue manovre di impattare sulle abitazioni, esponendo così a rischio la propria incolumità personale. E nella valutazione complessiva sono stati valorizzati i suoi precedenti di carriera, il profilo soggettivo che contribuisce a ricondurre i fatti di causa, pure oggettivamente di notevole gravità, nell'alveo di una condotta occasionale di esibizione di una malintesa esuberanza militaresca, che il collegio non ritiene giusto debba segnare in maniera sostanzialmente irreversibile attraverso una ingente condanna risarcitoria, che peraltro si aggiungerebbe alle condanne penali già riportate, la situazione economica ed esistenziale dell'ufficiale.